4 anni di albero del pepe e non dimostrarli? E non dimostrarli, abbiamo lavorato molto, nel senso è l'occasione per raccontare quello che è stato il circolo dalla nascita ad oggi. È un circolo nato appunto 4 anni fa in questa data proprio, quindi festeggiamo la ricorrenza. C'è un intruso che si abbassa là, com'è? Cioè... E quindi la nascita è stata di 7 persone che sono, diciamo, il gruppo originario che ha investito in autofinanziamento per costruire questo posto. E quindi abbiamo investito anche le nostre energie pratiche per tirarlo su proprio fisicamente. Ma com'è che si fa nascere un circolo? Sa un po' di iniziative anni 70, queste, no? Che non sbaglio. L'idea era esattamente il contrario, quindi rinnovare appunto quello che è anche l'idea nell'immaginario comune dei circoli, perché sono spazi appunto di cultura, di socialità. E questo è stato l'obiettivo da sempre, aprirlo anche qua, diciamo vicino al centro di Pontedera, però subito fuori, è stata un po' l'occasione anche per riqualificare un quartiere a volte soggetto alla propaganda sicuritaria con tutti i suoi problemi derivati. Quindi pensavamo di aprire un posto che desse uno spazio culturale a chi volesse portare anche il proprio contributo, quindi uno spazio aperto a chi proponesse qualcosa di culturale. Quindi negli anni abbiamo fatto musica, presentazioni di libri, saperi diffusi, le persone che vogliono raccontare la propria esperienza di vita, di viaggio, nel senso. E quindi l'obiettivo è proprio dare uno spazio di socialità e rilanciarlo, e il nostro obiettivo anche principale è sempre stato cercare di aggregare la popolazione giovanile, appunto, che partecipasse negli spazi dei circoli in maniera, diciamo, rilanciata. Cultura, socialità, spettacoli, nel senso di musica, arte, chi più ne ha più ne metta. C'è ancora spazio, c'è richiesta di questi e forse mancano. Faccio un esempio, anzi due, che sono la presentazione ad esempio di libri e dei musicisti. Ci siamo inseriti a un brutto termine, però come dire, aprendo lo spazio appunto a chi volesse proporre quello che è il proprio contributo culturale, ha trovato uno spazio, così come la musica, cantautori che provano a fare musica loro, scrittori emergenti anche locali, soprattutto locali, nel senso che vogliono provare a rilanciarsi, hanno trovato uno spazio aperto e noi abbiamo cercato il più possibile sempre di dare gli spazi appunto per poter portare avanti la propria cultura, la propria arte. Veniamo alle note forse dolenti. Sopravvive economicamente uno spazio del genere? Con fatica, come ho detto è stato uno spazio autofinanziato, vuol dire che i 7 soci fondatori hanno messo di tasca propria un contributo per l'apertura, che è l'obiettivo massimo nostro, oltre a sopravvivere appunto, quindi arrivare a in pari, nel senso era quello di rimborsare chi aveva investito, ormai è diventato un fondo perduto. Però negli anni, grazie al lavoro sociale, all'animazione sociale che abbiamo fatto, ci siamo anche reinventati, abbiamo aggregato anche nuove persone nel direttivo, giovani, hanno portato il proprio contributo, anche le conoscenze che hanno acquisito nell'ambito lavorativo. E quindi in questo periodo molto difficile, che abbiamo vissuto dei momenti appunto di crisi anche economica, siamo riusciti a rilanciarsi in altre progettazioni e diversamente siamo riusciti appunto a sopravvivere e a rilanciare lo spazio. Parlo della raccolta anche alimentare durante i primi mesi del lockdown in collaborazione con l'Emporio Sociale, altre attività appunto che abbiamo cercato sempre di portare avanti malgrado questo periodo. Siamo stati più di un anno e mezzo chiusi, ora vediamo un po' la luce, siamo sopravvissuti e speriamo di andare avanti con energia. La forza è stata anche quella di riuscire a collaborare con varie realtà del territorio, tra cui diciamo il circolo amico, il botteghino, che avendo degli spazi anche all'aperto ci ha permesso di fare delle cose insieme, che ringrazio anche pubblicamente per l'apertura, la condivisione appunto sia della proposta culturale sia della collaborazione in
usando appunto un termine un po' ormai in disuso del mutuo soccorso che usava una volta, però riqualificato con nuove proposte. Quindi secondo me sì, rispondendo alla domanda di prima, c'è ancora spazio. Bisogna farlo conoscere come funziona la possibilità di aggregarsi in associazione all'interno dei circoli e rilanciare queste nuove possibilità. Senti, ma quindi siete aperti venerdì sera, insomma, Propaganda Live, e poi lo guardate in podcast, ecco. Esatto, sì, sì. Alcuni soci infatti lo dicono, nel senso che è la serata in concomitanza. L'apertura pre-Covid prevedeva appunto 3 spazi fissi settimanali, giovedì, venerdì e sabato, con la differenziazione dell'offerta culturale, la parte appunto dei libri, dei saperi diffusi, del caffè scienza, che è sempre stato un momento partecipato, quindi la divulgazione scientifica anche di ricercatori. Ricordo anche qualche evento, qualche iniziativa culturale al sabato mattina, letteraria fondamentalmente, forse erano sporadiche. Per finire appunto prima, ora nella nuova apertura, nella nuova versione, diciamo, in corso Covid, o comunque sul finire speriamo del Covid, ci siamo focalizzati sugli eventi. Prima, come dicevo appunto, c'erano momenti di apertura maggiore. Ciò non toglie che se soggetti esterni vogliono proporre le sue attività culturali, quello che fanno, lo spazio è sempre aperto, c'è anche spazio di dibattito e capire se, come avveniva appunto di mattina, c'è la possibilità di aggregare più persone, appunto. Quindi è anche un invito a tutti quanti a un confronto, nel senso.